quella del Rally Targa Florio è una vittoria che fa davvero grande onore a Piero Longhi, che nella gara in asfalto più classica del campionato italiano Aperol ha saputo imporsi con stupefacente grinta e determinazione. Come campionato è una vittoria molto importante, ho raggiunto un coefficiente 4, abbiamo già vinto un 3 e niente, adesso andiamo al Salento con i favori dei pronostici, perché se non c'è Deila il mezzo migliore ce l'abbiamo noi rispetto a Peugeot BMW, quindi diciamo che siamo partiti per fare esperienza, adesso ci troviamo in testa al campionato, cioè meglio di così non poteva andare. Il giovanissimo pilota della Grifone è balzato dal trofeo 1 al campionato nazionale. Non è nuovo a questo tipo di exploit, infatti anche a Rally Mille Miglia e in Val d'Aosta, dove ha vinto, aveva già dimostrato di essere perfettamente in grado di competere con i più bravi. E così ha fatto anche in Sicilia, contro avversari del valore di Pier Giorgio Deila e Andrea Aghini. Il pilota della scuderia Astra, secondo in classifica finale, in questa occasione ha forse commesso qualche piccolo errore. E comunque una foratura gli ha procurato un ritardo il cui recupero in un rally velocissimo come il Targa è impresa quanto mai ardua. Mentre Andrea Aghini, bravissimo anche lui come sempre, ha dato tutto quello che la sua Peugeot 405 gli poteva consentire e forse anche di più. Dietro ai tre giovani campioni, un veterano quale Lucky con la BMW M3 della Pro Motorsport ha dato spettacolo ed entusiasmato i tifosi siciliani, che da sempre sono parte integra di questa bella corsa. Per alcuni da dimenticare. Un programma in collaborazione con 125 Cix, novità Gilera. Eccomi qua.